Salve gente, sono Jack, benvenuti in questo video di Dark Souls 3. Oh mio Dio, ok. Siamo in questa zona del primo fuoco, primo falò. Non si vede assolutamente niente. Forse è il caso di prendere una torcia, anche se siamo precisamente a 69, va bene. Possiamo togliere un'arma, suppongo, visto che abbiamo di tutto. Vediamo un po'. Cosa? Ah no, oh mio Dio, mi era sembrato di essere qua sopra. Ho detto come Yorm? Questo è un universo alternativo. Bene, questa mi sa che è proprio un'area diversa perché sono pure bucate alcune pareti. Non è come l'altra zona, quella oscura. Oh mio Dio. Ultima occhiata qua sotto perché non voglio dare nulla per scontato. Beh, se non dessi nulla per scontato, in realtà dovrei colpire ogni muro, ma insomma, quella mi sembra un'esagerazione. E va bene, voglio vedere un'ultima cosa prima di avanzare. Perdonatemi se perdo sempre tempo. Ok, i tizzoni non ci sono. Adesso dove siamo? Ci siamo teletrasportati nuovamente in una parte alternativa del mondo? Ok, abbiamo tutte le nostre magie pronte per ogni evenienza. Wow. Oh mio Dio. È una sorta di realtà dallo spazio distorto o è crollato tutto? Wow. Oh mio Dio, non ho nemmeno letto. Mi ha portato più avanti, credo, no? Fornace della prima fiamma. Wow. Una unica semplice strada. Questo è anche un teletrasporto? No. Questo è un vero falò. Devo tornare indietro, devo vedere meglio quella zona. Scusate, ma potrebbero essere, credo siano, le parti proprio finali, quindi voglio godermele, voglio vedere tutto per bene. Allora, torniamo qua sopra. Vediamoli a sinistra. Il falò è rimasto, sì. Dirigi alla fornace della prima fiamma. Ok, di qua non c'è nulla, va bene. Quindi non possiamo che avanzare. Credo teletrasportandoci lì a sinistra, insomma, del sole fissato con quella colonna di fuoco che sta scendendo da quel sole o salendo? Credo scendendo. Ok. Adesso possiamo avanzare. Queste salite così le trovo poco rassicuranti. Madonna, mi sembra la parte finale di Dragon Age Inquisitions.
Non saliamo più in alto. Più in alto. Ah, è un tizio. Anima di Tizzoni. Ehi. Senti. Wow. Ah, ecco, crollato. No. Pensavo non mi avrebbe colpito. Fuga tattica. Wow, ma come la impugna? Così è un bug, no? Ah, wow. Oh, la magia che odio! Cazzo! Madonna, madonna, l'onda energetica! Dannate sferette scassapalle! Cos'è il saggio delle sei vie? Merda di combo bastarda. Fighissimo comunque, guardate anche il veleno. Un moveset molto molto vario, bellissimo. Si è potenziato. Ok. Via, allontaniamoci. Merda. Gli facciamo molto male. Fuga, fuga, fuga. Cazzo. Avviciniamoci un secondo. Ok. Finale, aiuto, che è? Ok, benissimo. Era solo la parte iniziale e io sono praticamente già morto. Aiuto. Merda. Merda! Oh, questo è quello che cade dall'alto, che è? Ah, no. Vabbè. Ok. Non sembra una battaglia troppo difficile, ma me la devo gestire meglio. Allora, proviamo a usare l'arma che mi ha offerto il buon Gotgon. Rimaniamo con la cara Claymore, ma questa volta quella raffinata che forse farà più danni. Vediamo e speriamo. Per quanto riguarda gli incantesimi, non lo so, magari possiamo puntare su continuare a schivare i suoi attacchi e colpirlo. Un buon anello di Karthus. Forse aumentando forza e destrezza potrei migliorare ulteriormente i miei danni, quindi puntare unicamente sugli attacchi e con calma eliminarlo. Proviamo così. Combatteremo senza sprecare troppa
troppo PA, no, troppo vigore, insomma. Mi confondo, scusate. Forse lo posso ferriare, ora che ci penso. Proveremo. Una cosa intelligente, però possiamo farla. Dopo usa degli attacchi di fuoco e forse l'aver sconfitto. Insomma, come si chiama qua? Il re senza nome. Può darci un aiuto? Se appunto utilizziamo i suoi equipaggiamenti. Proviamo, proviamo. Allora. Dove sono i pantaloni? Mettiamo tutto. Ah, ecco, dovrebbero essere queste, giusto? Scrivere di drago appartenuto a un re senza nome. Sono fede e immune al fuoco, va bene. Spero che funzioni veramente, non sia solo una cazzata scritta così a caso. Quando riguarda i gambali, cioè i gambali, insomma, i guanti, volevo dire, sono completamente confuso. Mettiamo quelli che ci danno la migliore resistenza al fuoco. Wow. Ottimi, ottimi. Fantastici, va bene. Ok, siamo più ciccioni. Che dovremmo resistere meglio. Punteremo quindi a schivare gli attacchi del nostro avversario. Vediamo un po' come va così. Quindi potenziarci e poi schivare. Lo scudo lo togliamo. Così abbiamo. Facciamo più veloce, insomma, a scegliere l'arma. Questa era buona nel PvP, ma ora non serve a niente. Vediamo, andiamo all'attacco. Sono anche senza. Come si chiama? Senza la brace. Sinceramente non so se sto facendo più danno di prima. Ha fatto una sorta di schivata. Che se è possibile colpirlo alle spalle con un backstab. Via. Ok, semplice cambio di arma. La mancanza dell'anello della cloromanzia sfortunatamente si fa sentire, devo dire. Madonna, meno male. Cazzo. Merda. Ok. Ma come funziona? Lì rischiavo la morte. Cos'è? Il bastardo che si è fatto l'igiene. Wow, ha preso una katana. Più agile, ma meno potente. Però fa delle combo, cazzo. Fighissimo. È simile a noi, però un po' più ciccione. Vaffanculo, io te le do santa ragione. Cazzo, non sono riuscito a schivarla. Un altro colpo. Ok. Ok. Il fatto che non ho utilizzato la brace in fondo potrà aiutarci.
Guarda, ma che stiamo? A Tekken! Io scappo. No, merda! Ste minchia di braci, usarle per curare è proprio una cosa quasi impossibile. Non so quante volte nel corso del gioco sarò morto così, cercando di utilizzare la brace. Ok, sono passato a un equipaggiamento molto più pesante, più resistente. Ho lasciato questi sperando che mi proteggano realmente dal fuoco e ho anche inserito un anello che in generale mi dà maggiore resistenza magica. Di nuovo l'anello della cloromanzia che credo ci aiuteranno un poco. E niente, si riparte. Ho rimesso anche la spada di fuoco per vedere effettivamente la differenza di danno. 243, sì, quella raffinata era indubbiamente migliore, quindi adesso noi scappiamo e cambiamo arma. Anche se prima avevo gli anelli della forza. Vediamo un po'. Prima facevo 314, 277, sì, è superiore comunque come danno, quindi deve avere delle buone resistenze magiche. Una schivata e un attacco, solita strategia insomma. Niente. No, cazzo, ho sbagliato. Vabbè, almeno sono riuscito ad utilizzarlo, ok. Va bene, meglio così, dai. Queste schivate le riusciamo a fare praticamente unicamente grazie all'anello di Cactus. Anche se abbiamo una difesa abbastanza inferiore. Via, merda. Cazzo. Guarda, guarda il bastardo quando si avvicina. Madonna, quanto gli ho fatto. Merda. Madonna, sto input boost del cazzo. Porca troia, oh. Ti parte un solo input sbagliato e ti sfascia tutto il ritmo di battaglia. Oh, sta cosa la odio, dannazione. Ma che cazzo, eliminatela sta minchia di meccanica. Allora, voglio provare a fargli dei perri, vediamo un po'. No, non a questo. Dai. Il cazzo. Forse questi attacchi così, quelli orizzontali. Sono abbastanza sicuro di aver avuto un ottimo tempismo, ma non sembra che a lui gliene fregasse qualcosa. Credo che non si possa fare. Va bene. Basta cercare trucchetti. Via con la battaglia. Merda, guarda come modifica i suoi attacchi per rallentare e colpirmi. Forse lo scudo può aiutarmi ad aggirarlo.
Guarda, fa pure una lama magica. Cazzo. Merda. Madonna, per quanto. Oh oh, l'onda energetica no. Che? Ah, ok. È molto molto, pensavo non mi avrebbe colpito, fragile alle magie, perché fondamentalmente rimane sempre sul posto se le becca proprio. Quindi credo che potenziarsi la piromanzia al massimo sia praticamente la strategia migliore. Ok, seconda parte, ripotenziamoci pure noi, siamo pronti. Quella parte in realtà è abbastanza vulnerabile. Guardate quanto male abbiamo fatto, ci voleva fare una presa. Via. Bastardo, ancora ci provi. No, 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 cazzo. Madonna. Ok. Questo grazie all'anello che ci ha mandato la resistenza. Ok. Addio. Merda, mi ha colpito. Se mi fossi allontanato l'avrei finito, ho fatto una cazzata. Anima dei signori. È finita. Vediamo un po'. Questa nuova anima. Ma se Ludwig è morto, la scambieremo dopo, a fine gioco? Dai tempi di Gwyn, il primo signore dei Tizzoni, molti nobili signori hanno vincolato la prima fiamma e le loro stesse anime si sono manifestate in sua difesa. Quindi quest'anima era un'anima che ha vincolato la fiamma per difenderla. Wow. Il rumore dei fiori, fantastico, dell'erba. Questa zona è veramente curata. Questa grossa arena finale. Mi è sembrato di sentire qualcosa. No, mi stavo sbagliando, credo. Qua da dove sono entrato? Sì.
Wow, quante spade. Va bene. Raggiungiamo quel falò e vediamo cosa succede. Wow. Wow, abbiamo finito. Hidetaka Miyazaki, che ci ha offerto questa bella nuova esperienza, molto divertente, emozionante e entusiasmante. Come immaginavo, sarebbe partito un canto.